Buongiorno e benvenuti a questa lezione in cui andremo a parlare di JavaScript nel browser, quindi nell'ambiente di esecuzione nel quale lo useremo praticamente per quasi tutto il corso. Questo è diciamo, il sommario della lezione. Prima di tutto vedremo come caricare JavaScript all'interno del browser, quindi come fare in modo che un file esternamente scritto in JavaScript venga caricato ed eseguito all'interno del browser stesso. E una volta che siamo all'interno del browser stesso, dobbiamo avere la possibilità di interagire con gli elementi che ci fornisce l'ambiente di esecuzione del browser. Quindi andremo a dare un'occhiata a che cosa ci fornisce l'ambiente browser in particolare e poi i meccanismi che servono a manipolare il documento HTML caricato all'interno della finestra del browser. Quindi andremo a parlare di Document Object Model e i vari metodi che servono a manipolarlo, quindi dal cambio diciamo, di proprietà, attributi e così via, alla sostituzione di interi pezzi dell'albero del DOM e così via. Parleremo anche di styling, quindi di modificare l'aspetto con il quale compaiono gli elementi, come abbiamo fatto praticamente col CSS, e di fatto riutilizzeremo tecniche simili. E infine parleremo di gestione degli eventi, che è un aspetto particolarmente importante nelle nostre applicazioni web, perché ci consente di reagire a tutto ciò che l'utente diciamo, esegue come azione all'interno del browser e anche ad altri particolari eventi che conosceremo nel corso della lezione e che possono essere di interesse sui quali possiamo andare ad innestare il codice che diciamo, opera all'interno del browser al verificarsi degli eventi stessi. Concluderemo poi la lezione con alcuni consigli su come diciamo, gestire al meglio il meccanismo di caricamento del JavaScript all'interno nel browser e appunto utilizzare al meglio queste funzionalità. Cominciamo quindi dalla prima parte della lezione che è caricare il JavaScript all'interno del browser. L'operazione di per sé è molto semplice, perlomeno dal punto di vista teorico. Il JavaScript deve essere caricato in un documento HTML per fare in modo che questo venga eseguito all'interno del browser. Esiste un tag apposito nel linguaggio HTML, che è il tag script, e possiamo usarlo in due maniere distinte. Uno, scrivendo direttamente del codice tra il tag aperto e chiuso, quindi come in questo esempio. Quindi aperto script, scriviamo codice JavaScript che verrà eseguito immediatamente nel momento in cui il browser incontra questo tag. Oppure possiamo pensare di caricare una risorsa esterna, che è la cosa appunto più comune, anche solo per una questione di ordine e pulizia all'interno del nostro progetto, mantenendo quindi il codice JavaScript in uno o più file separati dal file che contiene il codice dell'HTML della pagina stessa. Quindi, come è possibile caricare un file esterno con questa sintassi script? SRC uguale, quindi c'è un apposito attributo e il nome del file, solitamente .js, che deve essere ovviamente una risorsa scaricabile dal server al pari dei file CSS, al pari delle altre risorse come le immagini e così via, di cui è fornito un URL, che deve poter essere appunto scaricabile dal server web al quale si è collegato il browser. Qualche parola in più sui due metodi. Il JavaScript di tipo inline, quindi quello contenuto all'interno del tag script, è eseguito immediatamente quando incontrato all'interno della pagina HTML. Sapete che il browser carica la pagina HTML e quindi comincia ad effettuare il parsing dei vari tag che compongono la pagina HTML. E la particolarità del tag script è che l'output del codice JavaScript, quindi proprio lo standard output del codice JavaScript, è sostituito al tag stesso, quindi il tag script di per sé sparisce e il suo output viene poi interpretato dal browser come codice HTML. Quindi di fatto partiamo da una situazione come quella a sinistra che abbiamo nel nostro file HTML. E facciamo un esempio di output, quindi con questo primo metodo che è l'equivalente della print, diciamo così, nel JavaScript del browser,
document.write, scriviamo una stringa e questa viene sostituita tutto, incluso il tag script. E quindi nel nostro HTML risultante alla fine dell'operazione di esecuzione del JavaScript ci sarà p hello slash p, che è quello che abbiamo stampato. Ovviamente un comportamento di questo tipo poteva essere utile, diciamo, agli albori di JavaScript, ma oggigiorno è sostanzialmente da evitare il più possibile perché è fonte di una serie di problemi. Prima di tutto è difficile da mantenere, è codice interno al file HTML, quindi non esterno, più complicato appunto da gestire. E tra l'altro rallenta il parsing, perché nel momento in cui il browser incontra questo tag script con del codice deve incominciare a eseguire questo codice e non può procedere oltre, quindi anche rallenta il caricamento e la visualizzazione della pagina e così via. Quindi ci sono tutta una serie di motivi per cui è necessario evitare questo tipo di modalità per introdurre il codice JavaScript, che sostanzialmente va bene solamente per fare qualche test così diciamo inizialmente. Caricare il JavaScript invece come una risorsa esterna è molto più consono come modalità di procedere, e posso caricare anche più di un file, quindi posso inserire più tag script come quelli che abbiamo visto prima, in cui indico in ognuno una risorsa esterna che corrisponde a un file JavaScript, solitamente per comodità con estensione .js, così come i CSS li chiamiamo con estensione .css. E il fatto che sia dentro tag script dice direttamente al browser HTML, al browser, che la risorsa sarà un JavaScript, che è il tipo di default del contenuto della risorsa puntata da script. Quindi non è il caso di indicarlo, se lo vedete indicato, diciamo, si può mettere, ma è ridondante. Notate che anche in questo caso il file contenuto del file è immediatamente eseguito, e poi il processing, quindi il parsing del codice HTML, continua. Quindi esattamente come prima, il browser si interrompe, esegue il codice e così via. Torneremo su questo aspetto al termine della lezione, diciamo, per migliorare, trovare una soluzione a questo diciamo così, problema, se così lo possiamo chiamare, nel senso che è più che altro una questione di ottimizzare il caricamento del JavaScript. Dove inseriamo il tag script? Possiamo farlo per esempio nella sezione head, quindi diciamo che questo è quello tipicamente suggerito dai libri di testo, la soluzione forse più pulita ma anche quella più inefficiente, perché il processing dell'HTML si ferma nel momento in cui incontriamo il tag script. Lo script viene caricato ed anche eseguito, quindi nella parte head non abbiamo ancora caricato alcun elemento della parte body, quindi il browser sta eseguendo del codice e sul display nella finestra del browser stesso non viene ancora visualizzato nulla, perché non abbiamo neanche avuto il tempo ancora come browser di fare il parsing del codice HTML. Suggeriamo quindi di metterlo in un altro luogo, perlomeno per il momento, che è subito prima della fine del documento stesso, quindi al termine del body. È molto più efficiente perché a questo punto il browser ha già fatto il parsing di buona parte di praticamente tutto il contenuto del body della pagina HTML, quindi a conoscenza della struttura della pagina, l'ha caricata in memoria e nell'albero del Document Object Model, e quindi il JavaScript, tra l'altro, che inseriamo qui in fondo, può direttamente cominciare ad operare su questa struttura della pagina. Comunque daremo indicazioni un po' più specifiche al termine delle slide, come dicevamo. A questo punto ci chiediamo: il JavaScript caricato dove va a finire? Quindi dove viene fatto girare? Bene, il JavaScript viene fatto girare nella cosiddetta sandbox del browser, cioè un ambiente di esecuzione protetto nel quale può svolgere tutta una serie di azioni, ma alcune altre sono impedite. Per esempio, tipicamente non può accedere ai file locali, altrimenti avrebbe modo di andare a, diciamo, girare all'interno del file system del computer su cui gira il browser, con ovvie implicazioni di sicurezza.
Viene fatto girare, anzi collegato al cosiddetto global context, che nell'ambiente di esecuzione del browser è il cosiddetto oggetto window, quindi possiamo riferirci a tale contesto, che sarebbe l'equivalente del contesto globale di JavaScript, utilizzando window. Vedremo questa cosa meglio nel seguito. Tramite questo oggetto globale abbiamo la possibilità di accedere sostanzialmente alla serie di API che ci vengono messe a disposizione all'interno del browser. E, diciamo, una parte sono quelle che già conosciamo dal linguaggio JavaScript, quindi la standard library di JavaScript. Abbiamo la possibilità di creare oggetti, creare array, funzioni, eccetera, eccetera, quello che abbiamo visto che riguarda il linguaggio JavaScript. E poi ci sono due API particolari, una che consente di lavorare con i cosiddetti browser objects, con il cosiddetto BOM, Browser Object Model, e l'altra, che approfondiremo bene in questa lezione, in maniera approfondita, anzi, questa lezione vedremo, è la Document Object Model, cosiddetto DOM. Quindi la situazione è quella che vedete qui sulla slide. Abbiamo detto che abbiamo la possibilità di caricare più script tramite tag script differenti, e essi sono indipendenti. Se vi ricordate, dicevamo, ogni file JavaScript, quando abbiamo parlato all'inizio di JavaScript, è un programma a sé stante. Questo è vero, però nel contesto del browser accedono tutti allo stesso scope globale, cioè possono tutti accedere al scope, diciamo, che include Window, che di fatto è il Window. Vedremo poi dei meccanismi più avanti come fare per fare in modo che diciamo, ci sia una collaborazione più stretta tra questi diciamo, script caricati con tag differenti, però appunto lo lasciamo per più avanti perché non è indispensabile in questo momento per partire con la nostra trattazione. Questa è l'architettura generale delle applicazioni web, è una slide che abbiamo già visto, nella forma più completa abbiamo il browser che accede al server web, che fornisce differenti tipi di risorse, tipi statici, quindi risorse fisse dei file scritti dal programmatore dell'applicazione web, inseriti sul server, che possono essere immagini, fogli di stile, JavaScript, piuttosto che file HTML fissi o generati dinamicamente da un application server, il quale può anche generare dati in un formato differente e che poi il server fornisce diciamo al browser. L'HTML viene fornito direttamente al browser tramite la richiesta HTTP con risposta direttamente codice HTML. L'engine JavaScript può andare a richiedere direttamente al server web dati che poi processa in maniera indipendente. Dicevamo, quando abbiamo parlato di questa slide, che l'engine JavaScript può parlare con il layout engine tramite questa interfaccia che è il DOM, che vedremo appunto nel dettaglio oggi, e in più ho aggiunto questa freccia che è diciamo l'interfaccia BOM, nel senso che è quella che ci consente di lavorare con gli oggetti del browser, quindi di lavorare su caratteristiche proprie del browser stesso, come per esempio aprire finestre, fare cose di questo tipo. Quindi oggi sostanzialmente vediamo queste due parti in rosso. Prima di proseguire vedendo gli oggetti JavaScript messi a disposizione nel browser, precisiamo ancora alcuni concetti. È necessario capire che interagiremo con il codice caricato nel browser principalmente tramite eventi. Perché diciamo, l'interazione con un documento web di fatto crea eventi di tipo asincrono, quindi che so, muoviamo il mouse sulla pagina, clicchiamo su un particolare elemento della pagina e così via, ridimensioniamo la finestra, eccetera, eccetera. Ci sono centinaia di differenti eventi
che vengono generati quando interagiamo con una pagina web. Chiaramente non a tutti corrisponde un'azione o un'azione visibile. Ad alcuni è già associato un comportamento predefinito dal browser. Per esempio abbiamo un bottone, lo schiacciamo, questo bottone appare premuto e se è un bottone di un form, il bottone submit il form, invia il form. Clicchiamo su un link, questo link magari cambia colore perché così è il default della visualizzazione del browser e ci porta a caricare una nuova pagina. Questo è il comportamento predefinito per alcuni eventi applicati ad alcuni elementi della pagina HTML. Però possiamo definire anche tutta una serie di event handlers nel JavaScript che andiamo a caricare che risponderanno eseguendo del codice al verificarsi di questi eventi. Se non c'è già un comportamento predefinito o un event handler che abbiamo caricato noi, semplicemente questi eventi saranno ignorati, cioè accadranno, diciamo così, ma non hanno del codice associato, non hanno un comportamento associato e quindi di fatto non hanno alcun effetto. Considerate anche che JavaScript è, come avevamo detto, single threaded, cioè gira all'interno di un unico thread, non può creare thread differenti. E quindi l'event handling, gestire eventi, viene fatto in maniera asincrona nel codice che li gestisce. Quindi nel momento in cui faccio partire il codice che gestisce un evento, non posso fare niente altro, non posso reagire nel frattempo ad altri eventi, perché sono single thread. Per questo motivo ci si basa su un event loop in cui vengono accodati tutti gli le richieste di far girare il codice e quindi esiste una cosiddetta message queue in cui gli event handlers sono accodati in attesa di essere eseguiti. E quindi la message queue è interrogata nel momento in cui il main thread è idle, cioè ha finito di eseguire il codice che doveva eseguire, per esempio quello di un altro handler e così via. Quindi non abbiamo un main vero e proprio come abbiamo visto finora nel codice JavaScript, c'è questo event loop che parte all'inizio e comincia a verificare se c'è qualcosa da eseguire, lo esegue e quando ha finito una cosa esegue la successiva e va avanti così, perché l'interazione avviene sostanzialmente a eventi. Questo è l'ambiente di esecuzione, quindi cercando di visualizzarlo, che contiene, che è diciamo questa è la parte JavaScript in cui abbiamo diciamo la parte in cui allochiamo la memoria, quindi il memory heap diciamo così tradizionale, dove ci sono i vari oggetti e tutto ciò che creiamo dinamicamente nell'esecuzione del nostro codice. E poi abbiamo il call stack, quindi queste sono le funzioni che vengono chiamate e che magari chiamano altre funzioni, quindi come in tutti i linguaggi diciamo di questo tipo, ogni volta che si entra in una funzione e si è già in un'altra funzione, la nuova funzione viene messa sullo stack e quando si ritorna dalla funzione si elimina la funzione dal call stack e si riscende all'indietro fino a che si elimina anche l'ultima. Ecco, in più in questo caso abbiamo l'event loop che nel momento in cui termina non termina l'esecuzione e basta come succederebbe in un normale programma, ma va a vedere se ci sono dei pending event handlers, quindi del codice da eseguire nella callback queue, message queue. Ovviamente il JavaScript, come abbiamo detto, ha la possibilità di interagire con una serie di API che vengono messe a disposizione, tra cui quella del DOM, quella diciamo AJAX per effettuare richieste di tipo asincrono che vedremo più avanti, e quella dei timeout, che è importante perché di fatto set timeout, set interval ci consentono di inserire degli handler qui che sono nient'altro che le callback che verranno eseguiti nel momento in cui non c'è più nient'altro da fare, cioè il call stack diventa vuoto. La situazione quindi è riassunta in questa slide. Mentre eseguiamo del codice JavaScript possiamo chiamare delle funzioni e questa è una chiamata asincrona, quindi
la nuova funzione viene messa in cima allo stack, quindi si fa il push della funzione sullo stack. Quando ritorna si farà il pop e si eliminerà. Oppure possiamo anche fare una cosa differente, cioè schedulare eventi. Quindi la chiamata all'event handler è inserita nella message queue. Possiamo farlo noi, per esempio con la set timeout. Oppure può anche succedere che questi event handler, siano inseriti da eventi esterni. Per esempio, azioni dell'utente. Vi dicevo prima, il click sul bottone, il click in una parte della pagina, il movimento del mouse e così via. L'input output, quindi quando è pronta una risorsa che avevamo richiesto in rete, per esempio, ci verrà richiamato un handler. I timer che abbiamo appena citato e così via. Ad ogni istante, l'interprete JavaScript, se il call stack non è vuoto, continua a eseguire dal call stack, quindi esegue la funzione corrente, quando questa ritorna, la toglie dal call stack e va avanti fino a che il call stack si svuota. Nel momento in cui il call stack si svuota, prende il primo, quindi la testa della message queue, e comincia a eseguire il codice corrispondente. Quindi c'è da notare che una chiamata di funzione o un event handler non è mai interrotto e quindi bisogna fare attenzione a come si scrive il codice, perché se abbiamo un sistema di eventi e scriviamo del codice che tiene occupato il sistema per troppo tempo, questo sistema non reagirà agli eventi fino a quando questo codice non smette di essere eseguito, perché non va a pescare dalla message queue fino a che il call stack non è empty, quindi il codice non deve impiegare troppo tempo per svolgere le sue operazioni, se no sembra che tutto il sistema sia bloccato e in effetti è occupato a svolgere tali operazioni e quindi non reagisce agli eventi, inclusi gli eventi esterni come possono essere gli eventi dell'utente che clicca e fa delle azioni. Passiamo ora a vedere gli oggetti JavaScript messi a disposizione dal browser, il cosiddetto Browser Object Model. Window è diciamo, l'oggetto che rappresenta la finestra che contiene il nostro documento ed è quello anche che ci consente di interagire col browser tramite questo BOM Browser Object Model che sfortunatamente non è standardizzato, quindi non c'è uno standard, però diciamo che i maggiori browser, soprattutto i più recenti, hanno un'interfaccia diciamo abbastanza standardizzata nel senso pratico, quindi trovate più o meno le stesse proprietà, metodi e così via. Quindi bisogna sempre fare un po' attenzione a quello che si utilizza, però diciamo che c'è una specie di standard di fatto per quanto riguarda questa interfaccia. Windows è un oggetto globale. E come l'oggetto globale di JavaScript contiene tutte le variabili globali di JavaScript. E essendo l'oggetto globale, può anche essere omesso quando scriviamo codice JavaScript nella pagina. Quindi è implicito che se stiamo facendo accesso, che so, a una variabile globale, non dobbiamo scrivere window.nome della variabile, ma semplicemente il nome della variabile, e questa è la variabile globale che sta nel global object. Un particolare oggetto che è di nostro interesse è il document, che rappresenta l'albero del DOM, quindi l'albero che rappresenta il codice HTML caricato nella finestra correntemente e è accessibile tramite una proprietà di window, quindi window.document. Oppure semplicemente document, come vedremo, perché abbiamo detto che window di fatto è opzionale, lo possiamo togliere perché è una proprietà globale, quindi è come se fosse una variabile globale. Window quindi rappresenta lo scope globale del programma JavaScript e come tale lo possiamo utilizzare, quindi possiamo aggiungere degli attributi, quindi usarlo come oggetto e creare una nuova proprietà, per esempio window my program nice, ok.
Quindi questo esplicitamente o anche implicitamente, dichiarando una variabile che va a finire nello scope globale, quindi quando scriviamo var myProgram, cosa che avevamo detto possibilmente di non fare, però diciamo che una variabile globale va a finire lì dentro ed è equivalente ad avere window myProgram, esattamente come sopra. Per questo motivo bisogna fare attenzione a non utilizzare questo metodo troppo, perché c'è il rischio di andare in conflitto con altri script o proprietà predefinite e così via. Quindi avere le proprietà globali, quindi nomi globali, non, diciamo, con uno scopo relativo al nostro programma, è sempre un rischio, perché prima o poi caricheremo qualche libreria, qualche altro codice che, se ha avuto la nostra stessa idea, diciamo, va in conflitto con noi, perché tutti e due vogliamo usare lo stesso nome. Gli attributi di Windows sono automaticamente visibili, come dicevamo prima, quindi Windows Document, non dobbiamo scrivere necessariamente Windows Document, ma ci basta scrivere Document e così via. Questo è il modello del il Browser Object Model. Quindi sono sostanzialmente le principali proprietà dell'oggetto Windows. Abbiamo un window console, browser debug console, quella che abbiamo visto ed è visibile tramite i developer tools. Abbiamo già detto di document, document object. Esiste una history che consente di accedere all'history API, tramite la quale possiamo andare a vedere quali URL sono stati visitati in passato dal browser e così via. Location, che consente di accedere alla cosiddetta location API, che ci consente di conoscere qual è l'URL correntemente caricato nella pagina, qual è il suo protocollo, per esempio HTTP, HTTPS, eccetera, e possiamo interagire con questa API. Quindi per esempio possiamo sia leggere il valore ma anche scriverlo, e di fatto quindi chiedere al browser di caricare un nuovo URL, che nel momento in cui scriviamo un nuovo URL in questa location è come se lo scrivessimo nella barra del browser, quindi il browser lo caricherà. Poi ci sono delle due proprietà particolari, local storage e session storage, che consentono di accedere a due oggetti particolari tramite la web storage API, che consente di immagazzinare dell'informazione localmente nel browser. Quindi non tanto, ci sono dei limiti dettati ovviamente dal browser per evitare che ogni pagina appunto faccia quello che vuole all'interno del nostro browser, quindi chiaramente ci sono dei limiti, però è possibile mantenere memorizzate in forma più o meno permanente dell'informazione. Questi sono alcuni metodi degli oggetti che abbiamo a disposizione. Quindi per esempio su Windows abbiamo la possibilità di fare resize, abbiamo la proprietà screen che ci consente di sapere qual è la larghezza e l'altezza dello schermo correntemente, la profondità di colore, eccetera, tutta una serie di valori di questo tipo collegati allo schermo. Location, quindi per esempio separare lo name, il path name, la porta, il protocollo, eccetera. History, in cui ci sono due metodi utili per esempio per tornare indietro o andare avanti, equivalenti alle due bottoncini del browser, e questo è il modo con cui tramite JavaScript possiamo chiedere al browser di tornare indietro di una pagina. Quando vi mettono un bottone torna indietro, si va poi a fare questa chiamata per chiedere al browser di tornare indietro. Navigator, che ci dà informazioni riguardo allo user agent, quindi che browser è, quindi Firefox, Chrome, eccetera, le versioni, la piattaforma, eccetera. Quindi sono tutte informazioni disponibili e accessibili tramite codice JavaScript, consultando appunto queste proprietà. Il documento, di cui diremo più avanti. Abbiamo la possibilità di creare delle semplici finestre, box di interazione con l'utente, per esempio degli alert, di mostrare i messaggi, eccetera, come vediamo nella prossima slide. E poi possiamo interagire con elementi di timing, come dicevamo prima, set interval, set timeout, eccetera, per schedulare codice asincrono.
Qui vediamo alcuni esempi, per esempio l'alert prompt confirm, che sono particolarmente utili, diciamo, all'inizio per fare un po' di prove, quindi sostanzialmente sono l'equivalente della print, però non nella console, ma diciamo a schermo del browser. Quindi un alert visualizza un messaggio in cui potete solo premere OK, prompt fa anche una finestrella in cui potete fare input e conferma, di fatto vi dà l'opzione se fare OK o cancellare. Da non usare, se abbiamo bisogno di interagire con l'utente, useremo altri meccanismi, creeremo delle cose all'interno della pagina, dei form, eccetera. Cerchiamo di non usare questi meccanismi, che tra l'altro sono differenti per ogni browser, per ogni sistema e così via. Abbiamo la possibilità appunto di eseguire codice tramite l'event loop del browser con sostanzialmente set interval e set timeout. Set immediate non è nient'altro che una set interval con valore di attesa 0, che però non esegue immediatamente il codice, dice di metterlo in coda e quando il codice corrente sarà finito verrà pescato dalla coda quando sarà il suo turno e verrà eseguito. E poi abbiamo la possibilità di aggiungere i cosiddetti event listener per reagire a specifici eventi di cui diremo più avanti in queste slide. Abbiamo la possibilità di interagire appunto con il browser, per esempio aprendo una nuova finestra. Quando vi chiedete come fa il JavaScript ad aprire una nuova finestra, bene, c'è qualcuno che ha eseguito del codice tipo window.open, un URL e così via. E poi manipolare la finestra, eccetera, a seconda di quello che il browser ci consente di fare. Come sapete, il browser diciamo, pone anche delle limitazioni all'utilizzo di queste funzioni. Per esempio, in molti browser, quando ho cominciato a fare tante open, il browser dice all'utente: vuoi che questa pagina continui a fare queste cose oppure no? Quindi potrebbe essere fastidioso per l'utente, e quindi il browser impone magari qualche limitazione addizionale. E non è che dal codice JavaScript possiamo fare qualsiasi cosa, sempre. Qualche parola sul immagazzinamento dei dati locali nel browser. Ci sono diversi modi per immagazzinare informazione localmente. Uno che forse avete sentito nominare è quello dei cookies. Cookies sono sostanzialmente delle coppie stringhe valore separate da semicolon, come in questa maniera, e abbiamo addirittura una proprietà nel document che ci consente di immagazzinarli, che consentono, diciamo che sono valori che sono trasferiti ad ogni richiesta automaticamente dal browser nella richiesta HTTP, che va al diciamo, dominio dal quale proviene il codice che li ha impostati. C'è, come dicevamo prima, la possibilità di usare il local session storage, il cosiddetto web storage, tutto insieme, che anch'esso immagazzina dei dati piccoli come coppie chiave valore, e il browser decide quanto ogni script, ogni pagina può immagazzinare, chiaramente dimensioni limitate, però questi non sono inviati automaticamente come i cookies, e diciamo possono essere usati per mantenere dell'informazione locale al browser in maniera più o meno permanente, a seconda che sia appunto local storage o session storage. Quindi in session storage i dati sono eliminati nel momento in cui il browser o il tab corrispondente alla pagina viene chiuso, e quanto riguarda local storage possono essere più permanenti, non hanno una scadenza e quindi per esempio sono quelli che vi consentono di far visualizzare qualcosa ad una pagina anche nel momento in cui non c'è il collegamento ad internet, perché magari è stato salvato qualcosina localmente, quindi una minima funzionalità può ancora esserci. Quindi, seconda del fatto che lo vogliamo permanente o no, dovremmo metterlo nel local storage piuttosto che nel session storage. Veniamo ora ad uno degli argomenti principali, diciamo, di questa lezione, che è il Document Object Model. Prima di tutto un minimo di storia. È sempre utile conoscere la storia, diciamo, della tecnologia che andiamo a vedere, perché ci fa capire anche il motivo per cui siamo arrivati al punto in cui siamo. Esistono vari cosiddetti livelli del DOM, dire la verità sono stati definiti dall'1 in poi, quindi diciamo ciò che c'era prima, il cosiddetto level 0, tra virgolette, cosiddetto legacy DOM,
che è stato in parte specificato con l'HTML4 ed era principalmente pensato per consentire a JavaScript di interagire un minimo con la pagina, ma solamente con certi elementi interattivi, come per esempio form, links e così via. Nel 1998 è stato standardizzato il V3C, il DOM Level 1, quindi con un core che di fatto è un modello di una struttura dati che ci consente di manipolare in maniera relativamente facile un documento basato su sintassi XML, che è stato tra l'altro nella V3C Recommendation DOM Level 1 esteso per poter gestire in maniera più facile oggetti di tipo HTML. E in maniera che si potessero facilmente appunto manipolare elementi di tipo HTML. Vi faccio notare che il DOM non è un concetto strettamente specifico di JavaScript, nel senso che può essere usato per un qualsiasi tipo di documento XML, come lo sono sostanzialmente i documenti HTML ben formattati, nel senso con i tag chiusi, aperti chiusi, tutti chiusi correttamente, annidati correttamente e così via. Comunque è anche vero che nel contesto del browser, visto che l'unico linguaggio che andiamo a utilizzare è JavaScript, di fatto il meccanismo del DOM è stato implementato con ECMAScript, quindi JavaScript, e quindi le due cose quasi diciamo, coincidono perlomeno nel contesto del browser. Come diciamo, modalità di interazione col documento. Dopodiché, dopo il DOM 1, abbiamo avuto il DOM Level 2, circa 2000, e che introduce diciamo, una serie di nuove interfacce per gestire, per esempio, gli eventi che prima non erano gestiti, gli stili, quindi comincia a supportare da codice JavaScript la possibilità di collegare stili CSS e così via, la possibilità di accedere in maniera un po' più semplice agli elementi, e non solo, per esempio, tramite degli array, primo elemento, secondo elemento e così via. Il DOM Level 3 2004 oramai include diciamo, funzionalità più avanzate, per esempio è possibile usare una sintassi particolare per accedere agli elementi direttamente, quindi tramite una stringa formattata in una maniera particolare è possibile andare a fare accesso a specifici elementi nell'albero a partire dalla radice, gestisce gli eventi della keyboard, quindi della tastiera e così via. E oggigiorno siamo al level 4 del 2015, che sostanzialmente è un living standard anche questo, come abbiamo già visto per gli altri standard, quindi HTML, CSS, quindi uno snapshot fatto dal gruppo di standardizzazione WatWG, e che tra l'altro ha introdotto anche alcuni cambiamenti non backward compatible, che dal punto di vista nostro hanno un impatto limitato, quindi sulla struttura del DOM, diciamo certi elementi, per esempio gli attributi, non sono più dei nodi e quindi sono gestiti in maniera un po' diversa. Diciamo, questo ha più impatto per chi usa il DOM separatamente, però dal nostro punto di vista, diciamo, usiamo il level 4 con tutto quello che ci offre il level 4, quindi la possibilità di selezionare e andare a recuperare facilmente degli handler per gestire degli elementi, lavorarci sopra e così via. Il DOM, come vi dicevo, appunto, è un living standard. Se volete andare a vedere la specifica, potete usare questo link, vedete il documento viene aggiornato continuamente. Questo è l'ultimo aggiornamento di sostanzialmente pochi giorni fa. Cos'è il DOM? Il DOM è la rappresentazione della pagina web interna del browser, che è ottenuta tramite il parsing del codice HTML che costituisce la pagina. Qui a destra abbiamo un esempio che avete già visto, tra l'altro, e il browser sostanzialmente ci espone un API che possiamo utilizzare per interagire con il DOM, cioè quindi con questo albero, e andare a lavorare quindi sui vari elementi, vari nodi di questo albero, quindi cambiandone il contenuto, i figli, e collegandoli all'altra parte, clonandoli, quindi con tutta una serie di operazioni anche abbastanza sofisticate. Per renderci conto nella pratica come è fatto l'albero del DOM, possiamo usare questo sito, che è abbastanza diciamo interessante, che ci fa vedere live come è fatto l'albero dell'HTML corrispondente. Possiamo andare a
darci un'occhiata. Quindi vedete, questo è vuoto, doctype html, e ci sono solo i tre puntini, quindi vabbè, qui implicitamente inserisce un head body. Però nel momento in cui andassimo a prendere per esempio il codice sorgente della pagina, diciamo, che abbiamo usato inizialmente per fare qualche prova con gli stili CSS, e andiamo ad inserirlo, quindi che so, prendiamo il codice sorgente della pagina e andiamo ad inserirlo, copy, quindi lo inseriamo qui al posto dei puntini. Vedete che viene fuori tutto l'albero, diciamo, della nostra del nostro DOM. Quindi sostanzialmente a partire dall'inizio, quindi head, abbiamo il tag head, ricordate ci sono tutti questi elementi text, title, in cui all'interno c'è il testo exam e così via, quindi tutto lo spazio vuoto è marcato, e poi abbiamo header, h1, main, eccetera eccetera, quindi potete andare a vederlo anche live, così come possiamo andarlo a vedere nell'inspect del browser. Quindi possiamo andare a vedere diciamo qui l'HTML che corrisponde a quello che visualizziamo all'interno della pagina. Questo è il developer tool di cui dicevamo prima, dove appunto vedete che possiamo andare ad analizzare l'HTML, e quindi nelle due direzioni, cliccando su una cosa a sinistra ci andiamo nell'HTML corrispondente, spostandoci ci viene evidenziato l'elemento corrispondente, e vedete che, come dicevamo prima, c'è anche la console nella quale posso andare a svolgere delle operazioni, quindi window con tutti i suoi elementi, window, document, eccetera, che è appunto document, e poi andremo a fare eventualmente esperimenti. Proseguiamo ora diciamo con la descrizione di come possiamo interagire col DOM, adesso che ci abbiamo in mente diciamo che forma ha il DOM. Tramite JavaScript possiamo fare tutta una serie di operazioni, quindi andare ad accedere ai vari header, metadati, eccetera, ispezionare la struttura della pagina, editare i nodi, cambiarli, eliminarli, crearli, cambiare il loro styling, quindi il CSS, e anche a collegare a questi nodi dei event listener, di cui diremo verso la fine di questa lezione. Prima di tutto esistono diversi tipi di nodi in quell'albero DOM che abbiamo visto. Uno è il nodo documento, quindi l'elemento radice, e il nodo di tipo element, che non è nient'altro che un tag HTML, quindi HTML, o body, e così via. Questo è l'elemento radice, perché sopra c'è solo il documento, e tutti gli altri sono elementi, quindi body, e così via. Poi ci sono dei nodi di tipo particolare, che sono gli attributi. Per esempio href di A è un attributo, quindi è un nodo di tipo attributo. Mentre quello che scriviamo è un nodo di tipo testo, come i nodi di tipo testo che vedevamo prima. E poi ci sono i valori degli attributi. Quindi può essere il testo sia dell'elemento, quindi contenuto tra l'elemento aperto e chiuso, oppure il valore dell'attributo. Ci sono i commenti, che sono un nodo, diciamo, di tipo a sé stante, e poi c'è un elemento particolare per la prima riga, che è quella doctype declaration. Gli oggetti all'interno dell'albero del DOM sono delle istanze di una gerarchia, che è quella che vedete qui sulla slide. Quindi questa gerarchia abbiamo diciamo tutto deriva da un event target, perché tutti i nodi possono supportare degli eventi. Quindi questa è diciamo l'equivalente di una classe astratta che non possiamo istanziare, quindi non possiamo creare un event target. Se vogliamo creare qualcosa dobbiamo creare dal nodo in giù, o il nodo o una delle sue specializzazioni. Quindi del nodo sono nodi sia gli elementi di tipo testo, sia gli element e sia i commenti.
Gli elementi poi a loro volta possono essere elementi più specializzati, quindi elementi tipo HTML, piuttosto che elementi ancora più specializzati, quindi tag di un certo tipo, che quindi avranno anche proprietà differenti. L'API del DOM ci consente di manipolare insiemi o liste di nodi. C'è un tipo particolare che si chiama node list, che è qualcosa che assomiglia ad un array e per la maggior parte delle volte si può trattare praticamente come un array JavaScript di nodi, quindi di elementi di tipo nodes. E quindi avendo un array, diciamo, abbiamo a disposizione tutta una serie di proprietà e metodi tipici degli array che possiamo usare per gestirli nel nostro codice. Quindi di un array possiamo conoscere la proprietà, possiamo andare a prendere un elemento con il metodo .itemi, equivalente diciamo di questo list i, entries, keys, values, che sono gli iteratori che sostanzialmente ci forniscono la possibilità di accedere agli elementi dell'array, di leggere tali valori, quindi l'indice e il suo valore, il for each che ci consente di iterare, così come funziona il for off che ci consente di scrivere i cicli sugli array come abbiamo imparato a fare con gli array classici di JavaScript. Proseguiamo quindi a vedere come manipolare elementi del DOM. Quindi ci sono tutta una serie di primitive che sostanzialmente vuol dire metodi sul documento che ci consentono prima di tutto di ottenere un reference a un nodo o a una node list, quindi una lista di nodi che rispettano certe proprietà. In genere siamo interessati ad un nodo o dei specifici nodi e non a tutti i nodi del documento. Per esempio, il più classico è il primo, il getElementById, che ci consente di andare a prendere il nodo che ha l'attribute id uguale value. Vi ricordate che in JavaScript, scusate, in HTML possiamo mettere degli attributi e c'erano attributi un po' particolari come l'id, il class e lo style. Id è appunto ha un valore che è un valore unico all'interno del documento HTML, quindi questa sintassi ci consente di ottenere reference a quel tal nodo e quindi poi poterci lavorare sopra con i metodi che diremo tra poco. Possiamo ottenere anche liste, quindi per esempio accedendo agli elementi tramite il loro nome del tag, quindi tutti i div, tutti gli h1, tutti gli a e così via. Possiamo accedere anche tramite il valore assegnato all'attributo class, quindi sono dei metodi specifici per questo, quindi by class anziché id name, quindi ci ritorna una lista come vedremo nell'esempio successivo di tutti gli elementi che hanno attributo class uguale al value che specifichiamo, e addirittura nelle DOM versioni più recenti possiamo usare questi metodi, query selector, che usano una sintassi tipo CSS, tipo quella dei selettori CSS, per andare a fare il match con gli elementi che ci interessano. Quindi query selector ce ne dà uno, il primo, query selector all ci dà una node list che fa il match col selettore CSS specificato. Notate che questi metodi noi li abbiamo visti su document. Quindi abbiamo visto che si applicano a document, ma in realtà si possono applicare a qualsiasi nodo, però in questo caso cercano solo nei discendenti, quindi nei nodi che sono figli del nodo corrente sul quale andiamo a chiamare il metodo. Quindi nel momento in cui lo facciamo su document, chiaramente andiamo a cercare all'interno di tutto il documento, quando lo facciamo su uno specifico nodo, cerchiamo solamente sui sotto elementi, quindi i discendenti di quell'elemento stesso. E possono essere usati per rifinire la ricerca, per esempio, che so, cerchiamo so, tutti cerchiamo la tabella e poi dentro la tabella andiamo a cercare una certa riga e quindi possiamo, una volta che abbiamo trovato la tabella giusta, possiamo dire reference alla tabella
get element by class, qualcosa di questo tipo, e andare a cercare quello che ci interessa. Vediamo un esempio. Quindi questo è un semplice documento HTML, molto molto semplice, quindi head, vuoto, un body che contiene tre div, giusto per fare queste prove, quindi senza niente da visualizzare, però sono tre elementi in cui uno ha un valore per ID e gli altri due hanno un valore per class, uno una sola classe, altro ha due classi. E quindi vediamo il risultato. Qui a destra, eseguito nella console del browser, quindi caricate questo documento nel browser, quindi fate copia e incolla di questo documento, lo scrivete in un file HTML, lo mettete nel browser e andiamo a vedere qual è il risultato dell'esecuzione di questi metodi, che potete eseguire per esempio nella console, oppure come è stato fatto qui. Diciamo eseguire direttamente il documento e quindi provare col debugger del browser a eseguirli come ho fatto qui e poi ho preso lo screenshot. Quindi document get element by id e andiamo a cercare quello che ha id uguale foo, quindi molto semplice, ce n'è solo uno. Possiamo usare anche quel query selector con la sintassi del selettore CSS che quindi è per gli id è cancelletto foo. Stessa cosa possiamo fare col query selector per una certa classe, quindi punto bold, punto vuol dire class uguale qualcosa che specifichiamo, in questo caso bold, e notate che qui matcha entrambi, color, anche se la seconda parte matcha e matcha solamente la seconda parte, è chiaramente una node list perché abbiamo detto che questo metodo ritorna una node list che avrà un unico elemento in questo caso, non c'è scritto ma è uno. E se dobbiamo matchare più classi, possiamo anche farlo con la sintassi con la virgola in questo caso. Importante prendere familiarità col DOM perché capire come è costruita la pagina, come possiamo interagire appunto con quest'albero che rappresenta il contenuto della pagina, è la base per poter utilizzare i metodi che vediamo appunto in questa lezione. Quindi andiamo a vedere per esempio l'esempio precedente. Quindi io ho il mio file che ho inserito tutto quello che ho fatto vedere prima in un file, quindi vedete forse si può ingrandire prima, non c'è niente da visualizzare perché di fatto sono tre div e quindi non c'è niente, non ho applicato uno stile particolare e così via. Queste erano le chiamate che ho fatto che possiamo andare a provare possiamo usare nella parte source, vediamo il codice JavaScript e possiamo anche eseguirlo eventualmente con dei breakpoint, quindi caricando la pagina si ferma l'esecuzione della pagina che vedete quindi in pausa e diciamo che possiamo andare a ispezionare il tutto come siamo abituati in un normale debugger, quindi andiamo all'elemento successivo. Qui non ho fatto nulla e in realtà forse sarebbe stato meglio scrivere console log così avremmo visto il risultato. Chiaramente fatto così non ha alcuna azione. Questa sotto è la console, quindi in realtà se noi scrivessimo quello che c'è scritto sopra, quindi document get element by id foo, in questo caso vedreste che effettivamente ci ritorna quello che dicevamo prima. Proviamo con l'ultimo document punto query selector all query selector all punto bold punto color. Abbiamo una node list che poi possiamo usare sostanzialmente come desideriamo. Quindi, per esempio, appunto abbiamo una node list e possiamo farci accesso come ad un array. Quindi prendere il primo elemento, il secondo elemento, fare il for all, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciamo andare al termine della pagina che viene renderizzata con, diciamo, niente, perché appunto sono solo i div. Qui negli elements vedete la struttura, nei source potete andare a lavorare col sorgente.
Possiamo anche andare a vedere l'esempio della pagina, diciamo, che vedevamo prima. Quindi, di nuovo, per esempio, lavorando con la console, potete andare a, quindi, che so, document, window non è necessario, document, e quindi andare a prendere, che so, title, exams. Quindi la pagina si chiama exams perché nell'head c'è un elemento title che si chiama exams, piuttosto che document body, quindi potete usare dunque potete dare appunto ad applicare su qualsiasi elemento. Get element by tag name, quindi che so, table, e qui già ci suggerisce la risposta prima ancora che premiamo, che è la tabella, e questa tabella qui, diciamo, la console è particolarmente utile perché ci consente già di ispezionare il valore direttamente senza, diciamo, senza scrivere del codice, no? E proseguiamo. Una volta che abbiamo preso un po' di pratica appunto con l'albero del DOM, a vedere, diciamo, le proprietà e i metodi principali che ci consentono di navigare all'interno di quest'albero. Per esempio, dato un nodo di cui abbiamo riferimento, possiamo andare a prendere il suo parent, piuttosto che il suo nodo, diciamo, fratello precedente, piuttosto che successivo, quindi tra i figli del nodo padre, direttamente senza dover passare dal padre, piuttosto che andare a cercare i figli primo, ultimo, oppure ottenere tutto l'array tramite il child nodes che ci ritorna un array e così via, che sono i nodi figli di questo, sempre nell'albero del DOM. Ecco, se lavoriamo invece con gli elementi, la differenza rispetto al caso precedente dei nodi è che gli elementi di tipo text vengono esclusi, che spesso, diciamo, sono, diciamo, non così utili, perché magari è testo che non dobbiamo elaborare, magari sono spazi vuoti e così via, che quindi non sono necessariamente utili alla nostra applicazione. Quindi esistono delle proprietà dei metodi che di fatto ci consentono di navigare escludendo direttamente diciamo, gli elementi che corrispondono a del testo. Gli attributi dei tag vengono esposti dal DOM come proprietà degli elementi. Quindi, per esempio, se nel codice HTML ho un body id uguale qualcosa, avrò un oggetto DOM, document.body.id, quindi avrò la proprietà id e il suo valore sarà page. Input, id, input, eccetera. Per esempio, anche queste proprietà, input checked, sono esposte come proprietà nel DOM. Input è il nome del tag, che ho reference a questo tag che avrò recuperato in qualche maniera, e avrà un id uguale input, avrà un type uguale checkbox e poi avrà anche un elemento, una proprietà checked. Boolean. Chiaramente le proprietà che ha ogni singolo elemento HTML dipendono dall'elemento stesso. E in questa maniera è possibile leggere i valori, ma settando questi valori non viene cambiata la visualizzazione, perché il DOM prevede che si debba sempre passare tramite un metodo setAttribute per andare a modificarli in maniera che vengano aggiornati anche nella visualizzazione. Quindi per gestire i tag possiamo usare questa serie di metodi. AsAttribute, prima di tutto ci chiediamo se l'attributo c'è o non c'è, perché potrebbe anche non esserci, dipende da come abbiamo costruito la pagina, o se magari la pagina non è stata costruita da noi o da una libreria, eccetera, eccetera. Nel momento in cui sappiamo che l'attributo c'è, possiamo usare getAttribute e setAttribute per impostarne il valore, che verrà quindi poi visto nella visualizzazione, anche rimuovere l'attributo, prendere la lista di tutti gli attributi o verificare se un elemento
matcha con uno specifico selettore, quindi capire se effettivamente, che so, ha un certo class piuttosto che ID, eccetera, direttamente usando un selettore che è forse più semplice, perché tratta di avere una stringa che di fatto esprime questa caratteristica. È possibile creare elementi dal nulla, diciamo così, o meglio, usando un metodo del document. Quindi create element possiamo creare dicendo qual è il nome del tag che vogliamo creare, e quindi otterremo un riferimento a un elemento nel DOM che, è il tag, che corrisponde a quel tag. Così come possiamo creare anche dei nodi di tipo testo. Per esempio, guardiamo questo esempio. Qui abbiamo un document create element div e lo assegniamo ad una variabile div che quindi contiene il riferimento a questo elemento creato e in cui impostiamo degli attributi, questo class name, che preciseremo meglio dopo, corrisponde al class, e possiamo anche evitare di crearci il text node tramite questa proprietà inner text, che di nuovo vediamo poi successivamente, possiamo direttamente specificare il testo contenuto all'interno del tag. E il risultato finale sarà questo. Questo nel senso che una volta visualizzato dal browser sarà questo in termini di codice HTML. In questo momento siamo ancora ad un oggetto nella memoria del browser in cui abbiamo un riferimento. Per visualizzarlo, attenzione che non appare così dal nulla, anche perché il browser non saprebbe dove inserirlo. Quindi, per farlo apparire, è necessario inserirlo da qualche parte nell'albero del DOM della pagina corrente. Per esempio, document.body.appendChild, quindi inseriamo ad un certo punto l'elemento div, che è il riferimento all'elemento che abbiamo creato prima, e quindi questo apparirà da qualche parte all'interno del tag body. Per inserire gli elementi figli abbiamo tutta una serie di metodi che potete guardarvi, diciamo, con calma o secondo necessità, quindi aggiungere l'append, fare l'operazione al termine, before, eccetera. Diciamo a seconda che lo facciamo sul nodo, quindi prepend, eccetera. Quindi diciamo ci sono tutte le varie possibilità che ci possono venire utili per gestire l'inserimento di nuovi nodi all'interno dell'albero del DOM. Ecco, per gestire il contenuto del tag possiamo usare la proprietà innerHTML per recuperare il valore del testo all'interno del tag, ma anche per impostarne il valore, e notate che quando lo impostate il browser ha un comportamento particolare, cioè prende quel testo, verifica se, diciamo, anzi, converte il testo in nodi DOM, cioè lo considera codice HTML, quindi se ci sono dei tag li fa diventare elementi del DOM e li inserisce nel posto corretto. Quindi sostanzialmente parsifica il vostro testo come se fosse del nuovo HTML. Quindi questo è importante da ricordare, verrebbe da dire anche da non abusare, però può essere utile saperlo e talvolta utilizzarlo. Anche in questo caso è possibile andare ad usare tutta una serie di metodi, quindi inserendo dell'HTML in una posizione specificata con appunto nodi, piuttosto che testi, eccetera, eccetera. Quindi il DOM è molto ricco di funzionalità da questo punto di vista, e se avete qualcosa da fare in mente, probabilmente andando a cercare sul manuale trovate un metodo che già fa per voi diciamo, l'inserimento nel punto che desiderate. È anche possibile clonare nodi, questo può essere particolarmente utile nel momento in cui magari avete un template di nodo, magari anche con dei nodi figli, e dovete duplicarlo più volte, per esempio sulla base del fatto che so, state
creando una pagina dinamicamente, avete un array di contenuti da inserire e potete fare questa operazione tramite la clone node, che prende un parametro di tipo boolean, che quando clona il nodo clona anche tutti i sottoelementi, quindi attributi, sottoelementi eccetera eccetera, oppure non clona i sottoelementi, quindi clona solo il nodo e non riporta tutti gli eventuali sottoelementi. Con questo abbiamo sostanzialmente concluso diciamo i metodi principali che ci interessava conoscere e farvi conoscere, in maniera che aveste un punto di partenza dal quale iniziare a diciamo andare a cercare i metodi che eventualmente vi serviranno per andare ad agire sull'albero del DOM e quindi andare a lavorare con gli elementi e crearne di nuovi, cambiarne attributi, valori, cioè proprietà, quindi valori degli attributi eccetera eccetera. Vediamo ora un aspetto diciamo interessante del DOM, che è quello di poter lavorare sugli stili. Quindi, così come abbiamo fatto col CSS, usando diciamo i selettori per poter agire sui nodi, in questo caso possiamo andare ad agire sui nodi direttamente avendone un riferimento all'interno del codice JavaScript, e possiamo agire sullo stile di presentazione di questi elementi semplicemente usando la combinazione di HTML e CSS. Quindi, avendo già il CSS predisposto per certi stili, possiamo andare a variare il valore dell'attributo class degli elementi che ci interessano, e così cambiarne lo stile, per esempio farlo diventare con sfondo rosso piuttosto che verde, cambiare il colore del testo eccetera, posto che diciamo l'abbiamo previsto in maniera ragionevole, ma come è lecito aspettarsi nel foglio di stile. Possiamo fare l'operazione usando la proprietà class name, proprietà class name che è di fatto l'intera stringa di classi che è applicata al elemento sul quale andiamo a selezionare la proprietà. Notate bene, usiamo class name e non usiamo class semplicemente perché in JavaScript class è una parola chiave riservata, quindi non possiamo scrivere punto class, e quindi in questo specifico caso JavaScript mappa la proprietà class dell'elemento su class name che avevamo già intravisto in un esempio. Per aggiungere e rimuovere singole classi è anche possibile farlo in maniera comoda usando la proprietà class list anziché class name. Class name è tutto e la class list invece aggiunge solo singole classi. Come avete visto nell'utilizzo del CSS, molto spesso singoli elementi hanno molte classi, soprattutto quando usiamo un framework che fa tante cose, ogni classe corrisponde a un comportamento, quindi possiamo agire sulle singole classi, per esempio semplicemente aggiungerne una nuova piuttosto che toglierla, piuttosto che disabilitarla se esiste, o al contrario abilitarla, piuttosto che andare a vedere se è attivata oppure no, quindi se è presente sostanzialmente. Esiste anche un attributo che si chiama style di elem degli elementi, e che ci consente di andare a lavorare come con l'attributo style vero e proprio dell'elemento, quindi di scrivere sostanzialmente dare una proprietà o più proprietà CSS al singolo elemento. Esempio, una cosa che può capitare ed è abbastanza comune, è una cosa che appunto da codice è più gestibile che lavorando direttamente in HTML, per esempio quello di volerlo far nascondere, quindi sparire nel layout del browser, e quindi eliminarlo temporaneamente, lasciandolo nell'albero del DOM ma facendolo sparire nella visualizzazione. Impostando elem.style.display uguale none, che è equivalente a appunto alla dichiarazione display none del CSS, lo facciamo sparire dal layout nella pagina visualizzata. Riportandolo poi al suo tipo originale possiamo far riapparire. È anche possibile diciamo
ottenere qual è lo stile che è correntemente applicato ad un elemento, quindi tutte le varie proprietà, eventualmente specificando un pseudo-elemento, quindi che so, per i link, dicendo se vogliamo la situazione hover piuttosto che, quindi mouse sopra piuttosto che già visitato, eccetera, eccetera. E notate questa indicazione che nel caso in cui ci siano delle proprietà di questo tipo, quindi che hanno un trattino, siccome non verrebbero, diciamo, non si riuscirebbe a convertirle facilmente in proprietà come nome, diciamo, da utilizzare con la sintassi punto del JavaScript, viene usato il cosiddetto camel case, cioè i trattini sono eliminati e l'iniziale di ogni parola successiva è messa maiuscola per capire che c'è la nuova parola. Quindi background trattino color diventa background color C maiuscola attaccato. Z trattino index del CSS diventa Z I index maiuscola con la I maiuscola e così via. Quindi questa è una possibilità che ci può venire utile per cambiare da codice JavaScript il modo con cui appaiono gli elementi all'interno della pagina visualizzata nel browser. Veniamo ora ad un aspetto importante, come dicevamo all'inizio di questa lezione, diciamo all'interno del browser, la gestione degli eventi. Come sappiamo, JavaScript nel browser, come abbiamo detto all'inizio, usa un modello di programmazione guidato dagli eventi. Quindi tutto comincia ad essere eseguito nel momento in cui si verifica un evento. Quindi solamente nel momento in cui si verifica un evento si cominciano a eseguire le operazioni specificate nel nostro codice. Quindi nel browser carichiamo tutto quanto e poi sostanzialmente nell'applicazione web che scriviamo attendiamo che succeda qualche evento, che quindi per esempio l'utente comincia a interagire con la pagina piuttosto che so, scada un timeout o altre cose che abbiamo già predisposto nel codice. Gli eventi, come vedete sulla slide, sono determinati dall'elemento che lo genera, e che forse diciamo, sarebbe stato meglio chiamare event source, ma in terminologia JavaScript si chiama event target, cioè è il target sul quale diciamo, per l'evento è il cosiddetto target, cioè l'elemento che è come dire, indirizzato dall'evento, e poi ovviamente il tipo di evento generato, che sono click, spostamento del mouse, piuttosto che caricamento della pagina e così via. JavaScript supporta tre modi di definire i cosiddetti event handler, cioè di collegare il codice a degli eventi, al verificarsi di eventi. Cosiddetti event handlers inline, gli event handlers del DOM on event, e poi gli add event listener, che sono quelli che utilizzeremo noi, che sono, diciamo, una maniera moderna di gestire gli eventi. Vediamoli tutti e tre, i primi due brevemente. Gli event handlers inline sono raramente usati oggigiorno, hanno una sintassi particolarmente semplice, usano degli attributi speciali. On evento, ci saranno una serie di attributi, ciascuno che corrisponde all'evento che ogni elemento può gestire, per esempio on click, che tipicamente quasi tutti gli elementi possono gestire, e poi c'è del codice JavaScript che spesso è semplicemente la chiamata ad una funzione, perché è sostanzialmente impossibile scrivere più di questo in questo, diciamo, nel valore di questo che è di fatto un attributo. I DOM event handlers, diciamo, è possibile specificare, assegnare, scusate, una callback a una speciale proprietà di un elemento all'interno del DOM. Qui vediamo window, ma potrebbe essere qualsiasi altro elemento all'interno dell'albero del DOM. E sono già forse un passo in avanti rispetto al caso precedente, quindi stiamo assegnando una funzione, quindi stiamo assegnando la funzione qui che non prende alcun parametro e che in questo esempio non fa niente, ma potrebbe eseguire il codice JavaScript all'interno delle graffe. Lo svantaggio di questo meccanismo è che solamente una funzione può essere assegnata ad ogni
event handler, come vedete qui, perché chiaramente se ne assegniamo un altro eliminiamo la funzione precedente. Veniamo al terzo meccanismo, che sono gli add event listener, che come dice il nome può aggiungere quanti listener desideriamo anche allo stesso nodo, e in più in questo caso la callback riceve come primo parametro un event object, sempre che lo voglia utilizzare. Come vediamo, diciamo, primo caso aggiungiamo per l'evento load una callback, che è questa che scriviamo qui direttamente su Windows, come abbiamo fatto prima. Secondo esempio, prendiamo un elemento che non sia la Windows, prendiamo link in cui inseriamo il riferimento che andiamo a recuperarci tramite il getElementById, e quindi tramite la ricerca dell'elemento HTML che avrà id uguale myLink nel documento HTML. Una volta che ce l'abbiamo, in JavaScript possiamo semplicemente fare addEventListener sull'evento che ci interessa. Ci sarà una lista di eventi che, diciamo, possiamo gestire con JavaScript, vedrete che è molto, molto estesa, e assegniamo la callback, in questo caso sotto forma di arrow function, che prende un unico parametro, questo event, e poi magari lo utilizza, per esempio in questo caso in maniera molto semplice facciamo una stampa sulla console, che quindi apparirà nella console del browser negli strumenti di debug, quelli che vedevamo prima. In questo caso, per esempio, ogni specifico evento ha poi delle proprietà particolari, per esempio eventi collegati al mouse hanno per esempio bottone, eccetera. L'oggetto evento in JavaScript ha delle proprietà, che è quello, appunto, è l'oggetto che viene passato come parametro alla callback, che aggiungiamo con l'event listener. Le due principali proprietà sono target, che è l'elemento DOM che ha originato l'evento, quindi quello, diciamo, che ha detto source, ma che in realtà si chiama target, appunto, come proprietà, quindi l'evento si porta dietro, e poi il tipo di evento, e poi altre proprietà che, diciamo, dipendono dal tipo di evento. Sono presenti anche dei metodi, tra cui per esempio stop propagation, che è importante perché ci consentirà di stoppare la propagazione dell'evento all'interno del DOM, perché come vedremo questo evento andrà avanti e indietro all'interno dell'albero del DOM, per come, diciamo, funzionano gli eventi oggigiorno all'interno del browser. Prima di andare a vedere questo meccanismo, vi faccio vedere come effettivamente esistano tantissimi eventi gestibili da JavaScript all'interno del browser. Li abbiamo suddivisi in categorie per semplicità. Questa immagine, che qui sulla slide non è visibile, però è stata sostanzialmente presa da questo URL, tanto più che altro per darvi un'idea della quantità di eventi che esistono. Poi chiaramente potete andare a cercare con più calma nella documentazione, per esempio sulla Mozilla Development Network e così via, andando a vedere effettivamente cosa ogni evento gestisce, quali sono le proprietà, eccetera. Però vediamo le categorie, che sono eventi di user interface, sostanzialmente interagiamo con la finestra del browser, documento caricato, ridimensioniamo la finestra, facciamo lo scrolling, quindi tutte le volte che spostiamo la pagina si genera un evento. Focus Blur Events, appunto la pagina, quindi la finestra del browser prende il focus, viene messa in secondo piano e così via. Eventi del mouse, forse quelli più tradizionali, clic, doppio clic, mouse che si sposta sopra, spostamenti di elementi, quindi trascinamenti, eccetera. Eventi della keyboard, quindi per esempio nei campi del phone scriviamo qualcosa, quindi premiamo un tasto, c'è l'evento key down, key up e così via, quindi intercettando il key up tutte le volte possiamo andare a leggere cosa c'è di volta in volta nel form, e per esempio andare a far comportare l'applicazione in qualche maniera. Google lo fa per la sua finestra di ricerca, per la sua casellina di ricerca, tutte le volte che fate key up pensa e vi visualizza una lista di suggerimenti e così via. Form events, quindi collegati più ai form, quindi quando si cambia qualcosa,
si sottomette un phone, possiamo intercettare questa sottomissione e eventualmente fermarla, fare operazioni di validazione e così via. Eventi di cambiamento di in particolare, per esempio, all'interno del DOM, quindi se cambia qualcosa all'interno del DOM possiamo essere, diciamo così, avvertiti, agganciare quindi una callback a certi cambiamenti. Eventi, diciamo, introdotti con l'HTML5, per esempio, che consente una validazione automatica di certe cose e ci consente, diciamo, di capire che c'è stato scritto qualcosa di non valido e quindi magari agganciare del codice per, insomma, far comparire il messaggio, cose di questo tipo, piuttosto che eventi CSS, per esempio, consente di creare delle animazioni e quindi possiamo agganciarci agli eventi che inizio animazione, finita animazione e così via, e quindi far eseguire del codice in corrispondenza di queste situazioni. Dicevamo prima della gestione degli eventi all'interno del browser, e vale la pena di conoscere come funziona per capire, diciamo, come usarlo al meglio. Diciamo che nel momento in cui qualcosa succede, quindi click del mouse, premiamo un bottone, eccetera, avviene la cosiddetta fase di cattura, cioè l'evento è passato a tutti gli elementi del DOM nel percorso dalla radice, quindi dal document, fino all'elemento padre dell'elemento target. Quindi diciamo che abbiamo, che so, cliccato su questo, qualcosa, una cella di una tabella, e quindi avviene questa prima fase di cattura. Non sono attivati gli event handler a meno che non li abbiamo registrati con una particolare opzione che vedremo, che si chiama use capture uguale true. C'è la fase di target, l'evento raggiunge il target e l'event handler presente sul elemento target viene triggered, che vuol dire eseguito, e quindi si va a eseguire, a chiamarla callback. E poi c'è la fase di bubbling, che è inversa, quindi si torna su fino alla radice. E in questa fase tutti gli event handlers sono degli elementi che vengono passati, sono triggerati, quindi vanno a chiamare gli event handler eventualmente presenti su ognuno dei nodi incontrati. Quindi di fatto questo meccanismo, soprattutto quello di ritorno verso l'elemento window, la radice, ci consente di gestire un evento anche eventualmente agganciando un event listener su elementi padri, che potrebbe essere utile in certi casi, quindi non dover agganciare event handler a tutti i nuovi elementi creati e così via. C'è anche un metodo apposta degli eventi sull'oggetto event, che ci consente di stopparne la propagazione, quindi in questa fase sostanzialmente, e quindi impedire che vada a triggerare eventi in altri elementi. Quindi il bubbling di fatto è questa propagazione dell'evento lungo l'albero del DOM, parte dal target, va fino al parent tree, e se c'è un handler lo fa partire. E questo meccanismo può essere utile per creare dei default handler, chiaramente sull'elemento più esterno. Per esempio, abbiamo una serie di bottoni, o come prima una serie di celle all'interno della tabella, potremmo mettere un default handler sull'elemento della tabella, e questo parte tutte le volte che succede qualcosa ad un elemento interno, dopo che l'handler eventuale sull'elemento interno è partito, viene richiamato questo. Se non c'è sull'elemento interno, possiamo gestire, diciamo, questo evento che vogliamo gestire con un handler sull'elemento padre. Quindi l'ordine è questo, dal più interno al più esterno, per il bubbling. C'è ancora un aspetto da considerare, che molti eventi hanno un comportamento di default nel browser. Se io clicco su un link, un href qualcosa, e il browser carica la nuova pagina, e magari non è quello che voglio se io voglio agganciare un evento, oppure clicco sul bottone submit e il form viene sottomesso e parte una richiesta verso il server che ricarica la pagina, il quale server risponde con l'HTML e viene ricaricata la pagina. Questo può essere impedito
con un apposito metodo, quindi con event prevent default, e si evita che il browser esegua il suo comportamento di default. Quindi di fatto possiamo cambiare il comportamento di default anche su certi diciamo eventi che nel browser sono automaticamente gestiti in un certo modo. È possibile, come dicevamo, stoppare la propagazione. Questo di fatto viene fatto tipicamente alla fine dell'event handler. Esempio, mouse down, evento, faccio tutte le mie operazioni e poi stoppo la propagazione, quindi non andrà più sull'elemento padre, padre del padre, eccetera eccetera. Quindi questa è una possibilità. Ancora sugli eventi, è importante conoscere che il fatto che ci sono degli eventi che appunto non sono strettamente collegati all'interazione dell'utente, ma per esempio ci indicano particolari condizioni raggiunte dal browser. Per esempio, DOM content loaded, il browser ha caricato tutto l'HTML e l'albero del DOM è pronto. Notate però le risorse esterne non hanno detto che siano ancora tutte caricate, e tipicamente non sono caricate. Load, il browser ha finito di caricare tutte le risorse esterne, quindi siamo nella condizione in cui di fatto, se eseguissimo del codice, possiamo essere certi, diciamo, che tutti gli elementi che abbiamo messo all'interno della pagina HTML siano caricati dal browser, quindi non è che eseguiamo del codice che si aspetta di trovare qualcosa e poi questo qualcosa non c'è. Quindi questo è un evento, per esempio, abbastanza utile. Esiste anche il before unload unload, che non è del tutto affidabile, però è l'evento che viene lanciato nel momento in cui l'utente sta per lasciare la pagina oppure appena lasciato la pagina. E questo è per esempio l'evento da agganciare quando lasciate una pagina e vi dice: attenzione, non hai salvato, sei sicuro di voler andare via e così via, quello che hai fatto andrà perso, eccetera. Lo potete fare agganciando una callback a questo tipo di eventi. In realtà, diciamo, la gestione della pagina, quindi il life cycle, diciamo, il ciclo di vita della pagina, è più complicata. Qui trovate i dettagli, i maggiori dettagli, e quindi diciamo che abbiamo visto 3-4 eventi importanti, ma se volete, diciamo, vedere con maggiore dettaglio che cosa effettivamente succede all'interno dei browser, dovete riferirvi a questo schema, a questa documentazione, che però non approfondiamo in questa sede. Un aspetto importante da considerare è che nell'uso degli eventi è che certi eventi diciamo avvengono continuamente. Per esempio, l'evento mouse move, man mano che muovete il mouse, non è che inizia quando il mouse inizia a muoversi e basta, ma continua ad essere lanciato, così come l'evento scroll. Nel momento in cui scorrete il contenuto della finestra, questo evento viene lanciato in continuazione. Perché? Perché fornisce delle informazioni, come per esempio le coordinate, nel caso del mouse, dove si trova in quel momento il mouse e così via, così che se necessario possono essere agganciate e, diciamo, è possibile da codice JavaScript capire che cosa sta succedendo. Però, come abbiamo detto, JavaScript è single threaded, e quando sta eseguendo qualcosa poi non può gestire gli handler del nuovo evento che viene lanciato. Quindi dobbiamo cercare di evitare le operazioni complesse nell'event handler, perché in questo caso, per questo tipo di eventi, di fatto ci danno un'esperienza utente molto scadente, cioè una scattosità di comportamento della pagina, blocco e così via. Quindi è bene in questo caso fare delle operazioni molto diciamo brevi, o sono estremamente brevi e allora si possono fare, oppure diciamo usare delle librerie esterne che ci gestiscano al meglio questo diciamo questo meccanismo, diciamo, di limitazione della quantità di eventi che dobbiamo gestire, quindi ce li filtrano, diciamo così, per noi secondo dei criteri che
che andiamo a stabilire, oppure utilizzare il codice, come vedete qui sulla slide, per esempio utilizzando dei timers per processare gli eventi solamente periodicamente. Quindi per esempio appunto con questo codice al evento scroll agganciamo una callback che prenderà l'evento e eseguirà il codice, cioè se non in cache, e cache è una variabile che abbiamo definito noi che contiene di fatto l'evento, di fatto diciamo andiamo a utilizzare l'evento precedente, quindi quello che abbiamo già nella variabile, e se non è presente lo impostiamo, se invece è presente lo andremo a resettare dopo, che so, per esempio 100 millisecondi, in maniera che dopo 100 millisecondi, entrando nella callback, troveremo cached che è impostato a null, e quindi entriamo e impostiamo un nuovo timeout che non è settato a null, scusate. Siamo quindi giunti sostanzialmente al termine di queste slide. Prima di concludere, però, alcune indicazioni su come ottimizzare al meglio la gestione di JavaScript all'interno del browser. Questo è il comportamento diciamo di default del caricamento del codice JavaScript tramite un tag script posto nell'head, quindi nella parte head del documento. Il browser inizia a fare il parsing HTML, carica lo script se è una risorsa esterna, oppure comunque lo legge, esegue lo script, e in tutta questa fase aspetta, quindi il parsing dell'HTML non prosegue, e la pagina alla fine è pronta per la visualizzazione sostanzialmente solo al termine, qui dove c'è l'indicazione del ready. Se mettiamo lo script nel body, magari al termine del body, abbiamo questa condizione, cioè abbiamo tutto l'HTML di cui è stato fatto il parsing e quindi la pagina è sostanzialmente pronta, però abbiamo ancora da caricare lo script ed eseguirlo. Quindi come gestire al meglio il caricamento degli script per fare in modo che la pagina sia pronta il prima possibile, ma d'altronde non blocchiamo, lasciamo il caricamento e l'esecuzione dopo che la pagina è caricata, e quindi finché questo caricamento non avviene l'utente non può interagire secondo la logica che abbiamo previsto. Bene, ci sono degli attributi cosiddetti loading attributes del tag script che possiamo utilizzare, in particolare async e defer, secondo è il preferito. Async ci consente di caricare lo script in parallelo al parsing e di valutare il contenuto dello script, quindi di eseguirlo non appena questo sarà stato caricato. Quindi lo script non è eseguito immediatamente, come invece abbiamo visto prima nel caso dell'head, e non è bloccante perché ovviamente è asincrono. Defer invece dice al browser che lo script è destinato ad essere eseguito dopo che il documento è stato parsificato, ma prima di lanciare l'evento DOM content loaded, e che quindi verrà lanciato dopo che lo script ha finito la sua esecuzione. E tra l'altro col defer abbiamo la garanzia che gli script, se sono più di uno, siano eseguiti nell'ordine in cui essi sono caricati, mentre con la sync, essendo tutto asincrono, non abbiamo questa garanzia. Entrambi devono essere inseriti nell'head e di fatto conducono a questo comportamento: async script in head, quindi start parsing, incontriamo diciamo lo script async, il browser in parallelo carica lo script e poi lo esegue, mentre lo esegue interrompe il parsing però con async. Col defer invece carica lo script e lo eseguirà al termine,
nello stesso ordine in cui li ha incontrati qui nell'HTML per il caricamento. Quindi chiaramente questa è la condizione ideale, perché sposta il ready prima e ci consente di eseguire lo script che è già pronto subito dopo che il documento è stato parsificato. E con questo abbiamo finito per questa lezione, quindi abbiamo visto tutta una serie di aspetti importanti dell'interazione del JavaScript all'interno del browser, sia con il browser sia con il documento, quindi con la pagina HTML tramite l'interfaccia del DOM, la questione degli eventi e poi alcune indicazioni, diciamo, per ottimizzare il caricamento degli script JavaScript all'interno della nostra pagina HTML. Vi invito quindi a fare delle prove e dei test, diciamo, per impratichirvi con appunto gli elementi del DOM e poter quindi usare le primitive messe a disposizione dell'interfaccia del DOM per andare a lavorare sui nodi dell'albero del DOM stesso. Grazie per l'attenzione.